altrimenti posso aprire le interrogazioni di scheda spalla. Ma innanzitutto, per dovere di cronaca, volevo solo dire che mi sono accorta di un errore nel testo. Non è Ponticello con la P, ma Ponticello, perché sì, come al solito il computer corregge, però mi sembra un po' più. Ma prima di manifestare la mia soddisfazione o insoddisfazione, volevo dire due cose brevissime. E soprattutto rispetto a quella che è la natura dell'interrogazione. Doverosa per quanto mi riguarda, dato che avendo presentato la mozione, neanche farlo apposta, un anno dopo è avvenuto un incidente. Un incidente, tra l'altro, causato appunto dai soliti problemi di F-16 che perdono serbatoi, di danni meccanici, cose di questo genere, di cui si era parlato anche ampiamente durante la mozione. Il senso è quello soprattutto di dire questo: non è che perché ci sono movimenti pacifisti, che mi auguro non moriranno mai, che esistono da sempre, che combattono contro la presenza di queste basi perché sono considerate dai movimenti pacifisti basi di guerra e strumenti di morte, perché utilizzate appunto per fare le guerre. Ma ritengo anche che anche coloro che hanno un ruolo istituzionale non solo di sindaco, ma anche prefetto, questore, eccetera, eccetera, e che personalmente magari non condividono le idee dei pacifisti, cioè non pensano che queste basi siano inutili, anzi strumenti di morte, ma ritengono che siano un male necessario, penso che nel momento in cui si verifica un fatto concreto come quello che si è verificato, al di là delle idee che stanno dietro alle persone, chi ha un ruolo istituzionale importante ha il dovere di preoccuparsi che non accadano più questo tipo di incidenti. La base purtroppo ne è portatrice e di conseguenza io ritengo che sia un dovere fare una valutazione concreta e realistica rispetto a quello che continua a succedere e che potrebbe succedere. Questo lo dico perché spesso, ovviamente, conoscendo anche chi presenta l'interrogazione, si è sempre portati a pensare che ci sia uno scontro ideologico rispetto a queste cose. Purtroppo gli incidenti che si verificano e la pericolosità di quello che potrebbe succedere è evidente che l'ideologico c'è poco quando nella concretezza si verificano i fatti e succedono veramente. A me fa piacere che il sindaco abbia assolto il suo impegno, mi avrebbe fatto piacere anche sapere cosa hanno detto gli altri, nel senso lei è sempre molto sintetico su questo tipo di interrogazioni o di mozioni, io capisco anche perché, nel senso che non vorrei che lei pensasse che io lo faccio per mettere in difficoltà lei, ma lo faccio perché ci credo in maniera molto forte, fa parte del mio percorso politico passato, presente, futuro, anche se probabilmente non siederò magari più in consiglio comunale, ma si può fare politica insomma in tanti modi. Quindi ringrazio comunque di aver risposto coerentemente con quello che erano i quesiti e quindi mi ritengo sufficientemente soddisfatta, non ampiamente ma sufficientemente.